Buona giornata amici di Mr. Gadget e benvenuti alle Daily Tech News. Oggi che è giovedì, oggi stiamo usando un Asus Zenfone Zoom per la ripresa di questo video, in cui in due minuti, a dire il vero, non è che c'è tantissimo da raccontare. Io sto proseguendo la prova di HTC 10, lo sto confrontando con altri smartphone, ci saranno altri video in arrivo nel corso di questi giorni, ma soprattutto sto andando a verificare anche quella che è la qualità delle cuffie di HTC 10. Ieri molti di voi me l'hanno chiesto, in effetti le cuffie nella confezione sono uno dei punti di forza, credo che siano la qualità di un paio di cuffie Bose, veramente straordinarie. Notizie di oggi invece, Google, bene, avevamo accennato, no? Ne abbiamo parlato già diversi giorni fa, ieri è arrivata l'ufficialità, la riprendo oggi perché credo che sia la notizia principale di ieri. Ha aperto ufficialmente lo scontro con l'Unione Europea, che insomma sta valutando la posizione con l'antitrust e soprattutto il comportamento di Google potrebbe costare, pensate, 7 miliardi di euro di multa. Apple, a proposito di soldi, ha rinviato invece di un giorno la presentazione dei propri risultati, non li vedremo il 25 d'aprile ma il 26, sono i risultati del primo trimestre per noi dell'anno, il secondo invece per quanto riguarda l'anno fiscale per il mondo di Apple. Google, torniamo a parlare del gigante del software che insomma viene accusata di avere una posizione dominante, di mettere il naso dappertutto. Insomma, per rispondere a questa accusa presto mostrerà anche la programmazione televisiva tra i risultati di Google Now. Sony, si parla molto di un prodotto che potrebbe arrivare, potrebbe essere un M Ultra, un Xperia M Ultra, con uno schermo addirittura di 6 pollici e una combinazione di fotocamere tra 23 megapixel sul retro e 16 megapixel sul fronte. Vi ricordate di Sony, quell'azienda che fa la PlayStation e che poi cercava di vendere i telefoni? Sto scherzando ovviamente, però insomma non c'è ancora l'ufficialità, ma i dettagli sono così avanzati che probabilmente insomma dobbiamo attenderci la novità da un momento con l'altro. Potete attendervi anche alle 14.30 su Radio Number One all'appuntamento con Mr. Gadget e oggi in giornata anche un altro dei confronti di HTC 10. Oggi chi lo sa, magari proprio con il Galaxy S7 Edge. Buona giornata, ciao!